Vincenzo, anch'io della Rete Nazionale Rifiuti Zero e del rinascente coordinamento antinucleare. Perché parlo del nucleare? Perché nella campagna non si fanno mancare niente. Parecchi di voi non avranno destato l'attenzione, ma 8 giorni fa sui giornali, compreso Il Mattino, compreso i giornali nazionali, un francobollo così indicava la licitazione privata a gara di un sito che è nella vostra regione per farlo diventare un deposito di scorie a carattere nazionale. Il sito è Sessaurunca. Perché Sessaurunca? Perché lì c'è il Garigliano e lì c'è un'antica centrale, la centrale elettronucleare del Garigliano, è la prima centrale d'Italia, non ha mai funzionato perché già nel 1970 ho una incapacità a gestire un oggetto così pericoloso e criminale, oppure i calcoli tecnologici erano sbagliati. Bene, addirittura lì è criccato il nocciolo, si dice in termini tecnici. Che cos'è il nocciolo? È quella cupola di cemento armato di uno spessore di circa 4 metri, pieno di tondini di ferro, ovviamente c'era, che deve contenere la reazione nucleare. All'avvio, dopo 8 mesi, quindi dal 1970 al 71, criccò il nocciolo, cioè si fece una fessura nel cemento armato. Entrò in circolo la radioattività, sia dal punto di vista radiologico, sia dal punto di vista di una piccola nube radioattiva, sia dal punto di vista dell'acqua, ed entrò in circolo nell'ecosistema. Tant'è che un avvocato di Gaeta, che oggi non c'è più, ha raccolto vari documenti. La giovane compagna parlava, dice: ma perché io, nell'attesa di una mia speranza di donna che voglio avere la prole, ovviamente c'era, devo pensare oltre a tutto quello che uno pensa quando è in attesa di un bambino, che possa nascere in un certo modo, che non possa nascere bene, eccetera. Beh, lì era nato, in quel 1975, il Polifemo italiano, un bambino con un occhio solo, orientato a destra ovviamente piuttosto che al centro. Ma la documentazione che c'è presso la sede del Garigliano, presso la provincia di Caserta, eccetera, è tale che sono nate le pecore con 6 zampe, sono nati i vitelli tutti rossi, sono nate delle deformazioni ovviamente animali, immaginatele nei vegetali. Eppure tutto questo è passato in cavalleria. Attenzione dunque, attenzione a quali sono i nostri compiti, i compiti di genitori innanzitutto, di maschi e femmine, di amici, fratelli e sorelle, di compagni e compagne, che hanno la necessità di mettere in luce e smascherare questa criminalità. Voi ricordate Scanzano 6 anni fa, ci fu una protesta immediata di tutta la popolazione della Basilicata giù nel Metapontino, perché gli hanno detto: adesso vi beccate sta maledizione. Dice: e perché a me Pasquale? Io mi chiamo Gennaro. E lì protestarono, eccetera, eccetera, e tutti rimisero i remi in barca. Adesso i furbi, perché lui è il furbo, no? Sapete, ieri è inaugurato, ovviamente, ieri poi l'inaugurazione è stata, è inaugurato l'inceneritore senza collaudo. Questa parola va detto: senza collaudo non può inaugurare il termovalorizzatore, cioè non può produrre energia perché non c'ha il collaudo della caldaia. E lì c'è un altro collaudo tecnico, supererà tutti i collaudi, ci mancherebbe, non c'è problema. Ma sapete chi gestisce questa apparecchiatura tecnica? La A2A, che è quella che gestisce ovviamente Brescia. Brescia era il migliore inceneritore del mondo, stava alla periferia di Brescia, non inquinava, non faceva niente. Sono arrivati i magistrati e arrivati i tecnici, hanno fatto a più riprese chiudere Brescia. Quindi Brescia ancora lì è in fallimento da questo punto di vista. Ma tutti gli inceneritori fanno quella fine. E badate bene, non meravigliamoci, questa è l'Italia della sporcizia, questa è l'Italia criminale. Non è che la Cerra è peggio dell'Emilia Romagna, della civilissima Emilia Romagna, mi è toccato andare più volte negli inceneritori di Riccione e di Rimini, ce ne sono ben 4 tra Rimini e Riccione. Il peggiore è quello di Coriano. Coriano sta in linea d'aria a 4 km da Riccione. Tutti quei milioni di tedeschi, quei milioni di italiani che godono l'estate sulla Riviera Adriatica non sanno quanta diossina respirano in quel mese.
Basterebbe fare un pezzetto di carta, portarlo sulle spiagge, andare in giro con i megafoni mentre li invitano a divertirsi, eccetera, e dire alle vostre spalle, a 4 chilometri, con i venti che vanno su e giù, ve respirate tonnellate di diossina oltre i metalli pesanti e quant'altro. Questa è, come dire, la criminalità che c'è, quindi la civilissima Romagna con il centro-sinistra da sempre, l'incivilissima presunta Campania, ovviamente oggi col centro-sinistra, ma ieri ancora col centro-destra, domani chissà. Ecco, questo per dirvi che attenzione, le dobbiamo mettere insieme tutte queste energie. Dobbiamo far sì che a fronte dell'incenerimento che sta qui a Cerra, ovviamente c'è la storia adesso di un deposito di scorie nucleari a Sessaurunca. Entro il 7 scade la possibilità dei cittadini di protestare. Entro il 7 io manderò a qualcuno di voi le interpellanze che abbiamo fatto sia per la Trisaglia che sta giù nel Metapunto, altro deposito che un mese prima è stato attribuito ovviamente in quella zona, e a Saluggia ovviamente, perché non possono far finta i deputati regionali che queste cose non le sanno e hanno dato le autorizzazioni. Quindi c'è bisogno di non aggiungere criminalità a criminalità, danno a danno. Purtroppo siamo ancora una volta investiti di questo nostro bisogno antico e solidale di fare le lotte insieme. Viva voi e viva tutti quanti!